sociale, uno dei tanti briganti sociali, quelli non famosi. Il più E bello. l'amanuense che riporta il notaio, insomma, che stava trascrivendo la confessione, ha diciamo, scritto alcune cose sulla vita di questo brigante. E lui, da questo documento, aspetta un attimo, è partita la cosa. Allora, da questo documento ufficiale conservato negli archivi della diocesi, quindi questo brigante venne catturato vicino a Villa Santo Stefano e poi interrogato dalle truppe pontificie. Colui che ha redatto il documento scrive così: "La durezza della vita alla macchia ci viene così descritta da uno di loro." Quindi lui riporta le parole di questo brigante. "Un brigante non può mai spogliarsi, né d'estate né d'inverno, né di giorno né di notte. Il suo giaciglio è la nuda terra, spesso umida, spesso ricoperta di neve e di gelo. Non può mai accendere un po' di fuoco. Si veglia e si dorme negli stessi panni, con il risultato di farsi divorare dai pidocchi. La sete è una delle maggiori sofferenze. Molte volte ci si trova vicino ad una fonte, eppure, per timore di essere scorti, ci si accontenta di inghiottire la saliva. Così avviene alle volte che si prenda tutto un acquazzone per non avvicinarsi ad una capanna dove potrebbe essere annidato il pericolo. Buttarsi alla macchia è facile, difficile è rimanerci." E poi, prima Stefania vi ha accennato